You know, Riku has changed. What do you mean? Well... You okay? Sora! Let's take the raft and go! Just the two of us! Huh? Just kidding! What's gotten into you? You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first. But now I'm ready! No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. Paperino! Mi dispiace allontanarmi dal castello senza preavviso, ma ci sono grossi guai all'orizzonte. Non so ancora il perché, ma le stelle si stanno spegnendo una dopo l'altra. È segno che un'immane tragedia è vicina. Non vorrei lasciarvi, ma devo andare a controllare. Ora esiste qualcuno con una chiave. La chiave è la nostra salvezza. Voglio che tu e Pippo lo troviate e non vi allontaniate da lui. Senza quella chiave non avremo alcuna speranza. Andate alla città di mezzo e cercate Leon, lui vi indicherà la via. P.S. Scusati con Minnie per me, grazie amico. Oh dear, what could this mean? It means we'll just have to trust the king. Gosh, I sure hope he's all right. Goddess, don't worry. We'll find the king and the ski. Thank you, both of you. Daisy, can you take care of them? Of course. You be careful now, both of you. Oh, and to chronicle your travels, he will accompany you. Over here! Cricket's the name. Jiminy Cricket, at your service. We hope for your safe return. Please, help the king. You're coming too! Gosh, Jiminy, your world disappeared too? It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. Goofy! Oh, right. I gotcha. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Order! Right. World border. Oh! I guess we'll need new duds when we get there, huh?
I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. A storm? Oh no! The raft! Sora! Dinner's ready! Come on down! Sora? What's that? Riku's boat! And Kairi's! Ed ecco qui i nemici, ma non abbiamo lo scettro, quindi non possiamo toccarli. Proprio non possiamo. Comunque... chissà che cos'è quello. Da dove salta fuori questa porta? Meglio cercare Riku prima. Ok, e dove sarà Riku? Oh, ma guarda, eccolo lì. Ok, andiamo. Where's Kairi? I thought she was with you. The door is open. What? The door is open, Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We've got to find Kairi. Kairi's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We may never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku? Keyblade. Keyblade. Ed ecco qui il Keyblade. Oh, finalmente. E mamma mia, facciamo tanto danno ora a questi cosi. Comunque, ok, forza. Adesso, se volete guadagnare un patrimonio di XP, questo è il momento giusto. Perché? Perché spawneranno nemici all'infinito. Però, quanto mi manca per salire? 30, devo sconfiggerne 30. Allora, andiamo di qua e... forza. Ulala, nemici. Ora, questi qui possono dropparvi in questo istante delle pozioni. E vi serviranno tanto queste pozioni. Ora, io voglio fare il level up, se per favore me lo fanno fare. Ok, una pozione grande. Due pozioni. È davvero raro ottenere delle pozioni, eh. Davvero, davvero raro. Allora, vai. Ok, adesso. Perfetto. Comunque, solo per dire, questo è ancora il tutorial. Ok. Forza un altro po'. Adesso, vai. Ok. Ok, forza. Ok, ora scusate se devo sconfiggerli per guadagnare XP, ma davvero, voglio un bel po' di XP. E... ok, sì, a quest'ora mi sa che forse sarò già nella seconda parte di video, o forse sarà la terza. Perché sì, da subito io inizierò a tagliare video, o meglio, a dividere video, facciamo meglio. Allora, quanto me ne mancano? 4. Ok. Allora, 4 nemici per favore. Poi vado a salvare. E poi si andrà avanti, ovviamente. Ok, 1, 2, 3. Comunque, ovviamente, come dovrebbe essere ovvia come cosa,
Il terzo colpo della combo fa molto più male rispetto agli altri colpi della combo. Ok, Maremma. Ah. Ok, punti vita up. Perché sì, non siamo in altri giochi di Kingdom Hearts dove il bonus vi fa ottenere degli HP in più, o meglio punti vita up. Comunque abbiamo qualcosa di speciale, ovvero Impatto Chaos, la prima abilità del gioco. Allora, se prendete la spada o lo scudo, ottenete abilità differenti. Comunque la prima abilità dello scettro è Impatto Chaos. La prima abilità della spada è Scivolata e quella dello scudo è Colpo Secco, se mi ricordo i nomi. Comunque, tranquilli, le otterremo tutte, tranquilli. Allora, cosa fa Impatto Chaos? Intanto l'attivo per... Ha il 30% di possibilità di scatenare un potente combo attacco che tramortisce nemici circostanti. Questa mossa è davvero potente. Ok, usciamo. Devo salvare, scusate, me ne sono dimenticato. Allora, salviamo al secondo slot, ovviamente. Ok, adesso andiamo. Ok. E adesso si sono resettati i nemici. Davvero una cosa un po' bruttina, ma vabbè. Ora, se riesco a farvelo vedere, ripeto, 30% di possibilità di attivarsi. Ed è davvero brutta come cosa. Ora vai. No, non funzionerà mai. Dai. Ora, purtroppo quando fate quell'attacco siete... Ok. Siete vulnerabili per qualche secondo. Ok, quante pozioni sto prendendo? Di regola non sono così comuni le pozioni, eh. Sono davvero rare. Ok. L'avete visto? Quell'attacco tramortisce. E dura davvero tanto lo stordimento su questi nemici. Ora, nell'acqua c'è una cosa particolare che forse nessuno ha mai notato, ma se siete nell'acqua potete dare il secondo colpo della combo. È una cosa strana. Visto? Di regola se siete fuori non potete continuare. Invece se siete nell'acqua potete. È strano. Forse conta il primo colpo dell'acqua. Boh. Comunque andiamo nella porta. Sconfiggiamo questi però, tanto per... Ok. Ed ecco qua lo stordimento. Ed ecco il rematch. Ora, state attenti. Ora, questo boss è molto più forte. Molto più forte, ripeto. Allora, vai. Perché ha un certo attacco, che io ho già detto che detesto quell'attacco. Adesso, forza. Comunque potete colpirlo anche alle mani, tanto subirà danno. Ma se volete esperienza, colpitelo alla testa. Ora dovrebbe fare un certo attacco, che non è assolutamente questo. Allora, ok. Ora, tanto perché sì, potete salirli sulla testa. Visto? Colpo finale, 2 di danno. Cioè, 2 punti. Però gli fate, ripeto, tanti tanti danni alla testa. Ora, tanto per... Perfetto. Ok, tanto per avere un po' di XP. Ora, questo attacco. Ora. Ok, attenzione all'onda d'urto. Forza, mandalo KO. Ah. Ora, questa sfera. Ricordo una specie di dragobolide. Questo attacco fa male, fa davvero tanto male. Ora, stranamente in questa versione ci mette tanto tempo a caricarlo.
rispetto all'altro gioco. Ora, forza. Ora devo assolutamente muovermi, perché sennò questo attacco fa tanto male, ripeto. Ok. Ok. Ora, per favore, se può smettere questo coso. Mamma mia, dura tantissimo. Non me lo ricordavo che durasse così tanto. Ok. Ok, sconfitto. Hey, you know, maybe we ought to go find Leon. Oh, Donald, you know, I bet you that, What do you know, you big Pluto? What do I know? Come on, Pluto! Dream. Oh, where am I? Oh boy. Do you know where we are? Oh, hey! È tutto così strano. Sono in un altro mondo. Ed eccoci qui, nella città di mezzo. Ah, che bella, vero? Allora, tu stai cercando qualcuno? È una città grande, quindi guarda dappertutto. Ok, Fake di Tidus. Lei, signorina? Le persone non sanno dove andare. No, le persone che non sanno dove andare vengono qui. Da dove vengo? Non sono affari tuoi. Non fare quella domanda. Non fare quella domanda qui. Tutti hanno un passato triste. Non voglio dire nulla, ma nel manga di Kingdom Hearts giapponese era successa una cosa davvero brutta. Ma davvero brutta. Ci vuole tempo per visitare la città, Kupo, specialmente per i nuovi arrivati. Anche se non puoi andare in alcune zone adesso, potrai farlo più tardi. Ah, quanto è vero, e mamma mia. Allora, te! La città è divisa in 3 distretti, questo è il primo distretto. Ok. Ora, questo coso, mamma mia se servirà. Ora come ora, prima di finire l'episodio. Qui dentro ci sono loro 3, che bellini. Ora, io faccio questa cosa molto spedita. Ovvero... Cartolina! Fatelo, ve l'assicuro, fatelo, vi servirà. Adesso, solo perché siamo piccoli non significa che non possiamo fare affari. Tuo, io mi occupo di tenere pulito il negozio. La mia stanza è più difficile. Cioè, ok... Benvenuto. Vuoi comprare qualcosa?
o vendere? Voglio comprare. Vendiamo le splendipietre. Per questo vi ho detto le splendipietre sono buone. Perché? Perché a 300 manni sono tante robe. O meglio, 100 luna, ne abbiamo 3 e 300. Adesso possiamo anche scegliere gli oggetti che ha il personaggio, però a noi non ci interessa. Voglio comprare, allora, pozioni, gran pozioni, etere o tende. Le tende ripristinano totalmente i punti vita del gruppo. Sono diverse dalle tende che conosciamo, però direi di prendere comunque in basso a sinistra. Avete presente dove c'è la faccia di Sora? Ecco, vedete il counter che cambia? Mi raccomando, guardatelo. Allora, direi di comprarne 3 per stare totalmente a posto. Mandiamo nella scorta. E basta così. Adesso andiamo di qua. E ora entriamo qui nel negozio di accessori. Questo è il negozio d'oggetti. Quindi entriamo. Salve, come posso... Ah, è solo un moccioso. Non sono un moccioso. Mi chiamo Sora, vabbè, moccioso, bamboccio, vabbè. D'accordo, calmati. Allora, perché quella faccia triste? Ti sei perso? Oppure... No, beh, forse... Dove siamo qui? Eh? La città di mezzo? Allora, nonno, questo è davvero un altro mondo. Non chiamarmi nonno, il mio nome è Sid. Comunque, non so esattamente di cosa tu stia parlando, ma questa non è la tua isola. Ah, forse dovrei cominciare a cercare Riku e Kairi. Beh, buona fortuna per qualsiasi cosa tu debba fare. Se ti metti nei guai, vieni pure da me. Mi prenderò cura di te. Mi occuperò di te, vabbè. Comunque... Scheggia Mithril. Ah, allora Sid, cosa ci vendi? Gli oggetti più inutili del mondo. Ovvero la collana Protect, che non serve perché ce l'abbiamo già. Anello Fire, anello Blizzard, anello Thunder, abili moline. Questo può essere utile, ma non è assolutamente vero. E anello d'ossidiana. Costa un patrimonio, però ve l'assicuro, appena lo avete non vi servirà più. Perché quando avrete più di 1000 manni, ve l'assicuro, non vi servirà a nulla. Comunque, diminuisce il danno del 20% dall'oscurità e aumenta leggermente la forza, ovvero il potere d'attacco. Ripeto, non vi serve praticamente a nulla. Allora, qui c'è un punto di salvataggio, ma... Attenzione clienti! Potete elaborare oggetti come questo al secondo piano, cupo. Wow, un cristallo! Ah, questo lo vedremo tra miliardi di anni. Comunque, abbiamo finito. Nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Final Mix andremo a cercare Riku e Kairi. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E al prossimo episodio. Ciao!